non riesce a dimenticare. All'interno di se stesso rimane sempre un po' là. Sembra una cacciata che mi è piaciuta, qua da Montrasud è uscito nel 2012. Stare in una squadra forte e quella squadra per me era i Volontà. È riuscito, ha fatto 30 anni di bellezza, no? È stato che uno non si aspettava. Ma si dice Peppe Cutolo e i 40 campioni, campioni, il mio urlo. Un'altra volta al carcere, questa è stata un'emozione bellissima, proprio per una prestazione pulita, forte. Beh, migliore di questa non può venire, diciamo. Come ero una felice? Come si vuol dire, un assieme di 30 anni di lavoro. Una girata spettacolare per tempistica e per forza, forse per...
Carlo, io sai una cosa? Che cosa? Papà l'anno prossimo fa la paranza, insieme a tutti i frati su. Ma veramente? Nonno, ma l'anno prossimo è da Fuggiglia, da cena papà. Papà, no, devo andare, Fabio 86. Sì, l'ho capito. Mamma, veramente, devo andare. Emerge immediatamente immancabile il ricordo di sì, tuo papà, sì. L'82, con lui vivi un'esperienza, credo che ti abbia segnato, ti sei stato anche d'aiuto, no? Per appunto affrontare questa esperienza della paranza, calzolaio 82. A fianco del tuo papà, cosa ricordi di quell'anno, un'emozione che hai vissuto con lui, un ricordo particolare? È stato un anno... Diciamo che ho appreso molte cose da quell'insegnamento di mio padre a fianco a me, anche avendo anche Nicola, che era un personaggio della veste di Gigli, una persona molto capace nell'intendere di Gigli. Ma l'insegnamento importante è stato quello di mio padre, che mi ha insegnato vari passi, varie cose, dove cosa si doveva fare. La cosa importante che mi diceva mio padre è: guarda un bacio urlatore, se tu guardi un bacio urlatore ti rendo conto si può fare una cosa o una buffa. E questo, guarda, io ce l'ho sempre nella mia mente. No. Non faceva, però ci vedeva bene, mi ha fatto giù di Assis, Giacomino Rizzello, ma sta Guglielmo a nulla. Ah, poi mi ricordo, la cucina zio. Quindi era un amico... Quando è stato occupato, uguale con zio. Era un amico di nonno Nicola, la mente di nonno Nicola. Che ricordi ha di... Mi stai vissuto come questo. Il cullatore... Era un buono cullatore. Che ricordo appunto avete di Nicola come cullatore? Cullatore, Nicola, ma se metteva sotto Giglio... Forse, non lo so se si poteva trovare un altro che poteva competere con lui, a livello di forza, a livello di esperienza e a livello di Mario Origine, che oggi gli ha fatto pure e Mario Origine. Non è che tu non ci vuoi sulla forza, che si mette sulla forza, non vai più. Ricordo bene l'entrata in piazza, che è una cosa che mi è rimasta impressa. Vedevo mio nonno. Cioè mi emozionavo solo a guardarlo e pensavo forse un giorno anche io sarò laggiù vicino al capo pranzo. I ricordi sono tanti, la mancanza è troppo, innanzitutto. Quindi ricordi bellissimi, mancanza tantissima, ancora oggi. E secondo me non finirà mai perché... Quando si perde il papà, si perde la parte del culto. Lui era una persona troppo umana. Una persona che cioè, è riuscito a trasmettervi dei valori importanti. La cosa più importante che ho cercato di dare continuità diciamo al suo modo di vivere, al suo modo di percorrere la strada della vita, è stata l'unione della famiglia.
che lui ci teneva tantissimo, tanto tanto veramente, e era il suo pallino, era il suo problema di tutti i giorni. L'emozione è forte perché io ero convinto, lo sono convinto ancora oggi, che lui veniva dentro di me. La mia emozione grandissima fu quella di portare Giglio nel vicoletto. Non ricordavo. Quella è stata, diciamo, anche perché è stata quasi una scommessa. Questo è un piccolo inciso che voglio fare, ma non per annotare demeriti ad uni e meriti ad altri. Sono visioni della festa. No? Noi nell'82 avevamo già deciso di ubicare il Giglio dietro il vicoletto. Però all'epoca probabilmente il capo Paranza, mio papà era il primo caporale, il capo Paranza non se la sentiva. Infatti ha cercato in più riprese di convincerci a non portare il Giglio nel vicoletto, perché secondo lui era una cosa molto negativa, pericolosa, molto rischiosa, molto rischiosa. Al che in un'ultima riunione a casa di mio padre, insieme anche al fu grande cavaliere Tudisco, il quale chiaramente cercava di mediare le due posizioni, in ultima riunione noi decidemmo di portare il Giglio nel vicoletto, con o senza la Paranza, con o senza Nicola Trinchese. Noi decidemmo che il Giglio doveva essere ubicato vicino a casa nostra. Ricordo il pomeriggio in piazza, era che dovevamo alzare il Giglio. Ricordo che il Giglio del panettiere veniva trasportato dalla Paranza Barrese Cicciotto, che alzò a due barre. Allora mio padre si avvicinò a Nicola Trinchese e disse che lui voleva fare la stessa cacciata, però a una sola barra. Allora Nicola fu un po' perplesso di questa cosa, un po' si spaventò, diciamo, di questa cosa. Allora mio padre disse: vabbè, non ti preoccupare, se tu non te la senti, faccio tutto io. Dico, e così fu. Lui si mise, insieme anche a Nicola, giustamente, alzò una barra e fece la stessa esibizione che fece la Patrese. Questa è stata una cosa che mi è rimasta impressa, che lui era un tipo che quando diceva una cosa era legge. Città. Nicola fatta stanno insieme figli, sto Giglio bella che terra è nata sta.
con te vorrei rivivere con un tuffo nel passato tutto il percorso della Varanza Volontari, visto che quest'anno ricorre il trentennale della Varanza. L'85 è l'anno in cui tu pensi, dopo diverse riflessioni, di far nascere la Varanza. Raccontami l'inedito, come è nata. Com'è nata? Nata da, diciamo, una scommessa più che altro, una cosa voluta da mio padre, che sfortunatamente non c'era più. Era una sua promessa creare una nuova Varanza. Da quell'impatto con mio padre è nata questa sfida, diciamo, di creare una nuova Varanza. Una sera di gennaio, così, in piazza c'era un bar, si chiamava Bar Azzurro, Ciccia Azzanella, con precisione, e ci sedemmo 5-6 amici. E lì già avevo il pensiero di creare, perché gli anni precedenti ero stato con varie varanze a portare persone per alzare il ciccio. Quella sera mi venne lo spirito di affrontare questa avventura e andare sul sodo, cioè partire e andare, e convocai questi miei amici, da cui Michele Ferrara, Ceccio Casoria, Massimo Tommaso Scanzani, che adesso non c'è più, e altri amici, e ci sedemmo in questo bar e parlammo della creazione della Varanza. E io dissi solo due parole: se mi fa questa Varanza per perdere, meglio che io non la faccio. Se la facciamo per costruire, per vincere, e vi do 3-4 anni di tempo. Se la Varanza cresce man mano, siamo a posto. Così è nata l'idea. Ma non è un'idea, è una promessa fatta a una persona che non c'era più. Infatti, ricordo come fosse ora, il nome alla Varanza fu dato proprio in occasione nell'85 sul terrazzo dove adesso abita Michele, dove lui c'è la cucina adesso, prima c'era un terrazzo e ci mangiavamo là fuori, sembra che abitava Peppe lì. E Arturo dice dato che ci sono i volontari bruscianesi, i volontari barresi, mettiamo volontari nolani. Ed è da lì nacque questo nome, volontari nolani, dato che poi Peppe era il primo fratello, diciamo, era il primo genito, la persona più in grado da rispettare, fu affidato a lui il compito di essere lui il capo di questa Varanza. Varanza è nata sotto il nome di Nicola Cutolo, è nata per lui, cioè la famiglia tutta insieme ha portato avanti questo nome che si era dato, si era prefisso. Portarlo in modo decoroso in alto, grazie al suo essere. La nascita della Varanza fa proprio 86, sì. E da qui inizia la mia avventura. Avventura. Posso dire che venuto mancante mio padre, ho trovato una persona vicino che mi ha insegnato altre cose. Si guarda perché un po' più anziano, poi ha aggiustato con padre, ha aggiustato i cantaisse per tanto tempo. Insomma, ma solo perché io avevo un po' di esperienza in più. E lui non è che poteva fare paranza solista senza uno con poche esperienze, uno con poche cose. Ma solo per questo, non è perché il pure affaticato per fare, che poi per portarlo a un livello di questo genere, sì, ci vuole tutto quello che dici tu, ma si mette in cultura sotto, non va niente. E lui comunque ha tenuto sempre un gruppo
perché poi è brava, fa paranze. Fa mettere insieme sì, quello crea sempre un rapporto con quello sì, infatti questo l'elemento principale è stato quello di mio padre, mi è stato molto di aiuto, mi è stato molto vicino, mi ha insegnato anche lui parecchie cose e oggi posso dire che ringraziando mio padre principalmente e ringraziando quella persona che mi è stata vicina fino a poco tempo fa sono arrivato ai massimi livelli. Diciamo, non devo dire la genere. Passati tempo freddo in avarnata, o giugno finalmente di tornata. 85 mi sembra riuscettimo a combinare la paranza con Bersaglini. 85 quarto uso e suo io sono molto grato alla famiglia di mio suocero perché è stato lì l'inizio è stata la prima fiducia che ci è stata data, cioè hanno creduto in noi pure se a mise zia con sacrifici tutta sta gente ha portato innanzi un discorso non è che tutti quanti noi attorno i frati tutti quella da gente che siamo attorno si è formato un bello gruppo anche se all'epoca non ci sono scommesse manco 100 lire in coppa a nulla perché era molto aiuto tutte cose perché diavolo un po' fuori ciò farà saliera attorno a Bucalino da Paguaradà un scotto presidente affezionata soggenta seria sciapanna di Veratti con la barca. La barca, sì. È stata una bella esperienza perché la prima volta che la barca la facevano i giovani, se ricordate bene, la barca era sempre quella là. Quell'anno incontrai dei giovanotti, ma un più russo di 18-20 anni, Giorgio, Cantalupa, Dudisc. Questi ragazzi con un entusiasmo, guarda, è proprio una cosa bellissima. L'entusiasmo, portammo quella barca, ci divertimmo una giornata intera. Una bellissima esperienza. Esperienza, sì. La barca non è come il giglio, anche se è simbolo della festa, però l'emozione che ti dà il giglio non te la dà la barca. Caso come destino non lo so, è stato proprio nell'87 con la barca con i volontari, perché Tonino prese una seconda divisione musicale, poiché io scalpitavo per appunto farmi spazio, mi chiese se io volevo fare questa cosa e andare a suonare su questa con i miei amici, fare la mia divisione musicale con il suo supporto per la barca. Abbiamo fatto 88 famiglia Riccardi e
dell'anno inizia i volontari a fare il commercio. Esatto. Con anche la nascita dell'Inno dei Volontari. Fatta da Parisi e Simonetti. E ritornando all'Inno dei Volontari, io ricordo che noi ci giocammo tutto al Giglio Spogliato. E quando io me lo ricordo benissimo a via San Paolino, è così. Il Giglio volava. Il Giglio volava. E quello fu l'inizio del nostro successo. La nostra vittoria. Perché avevamo puntato tutto su questo inno dei volontari e la canzone poi è che è arrivata dopo 30 anni, il segno che abbiamo lasciato qualche cosa. Sicuramente, sicuramente. Se tu sei la regina, per classe, forza, stile e serietà. Da me modestamente è nato così per questo, per gioco. Si è presentato Dino Simonetti, dice: guarda, ma io ho intenzione di fare questa cosa. Felice accordava il tutto, perché era, diciamo, le due menti, e alla fine abbiamo messo assieme questo inno che è venuto fuori ed è rimasto storico. E poi 1988 con i volontari, Paranzi di Giuseppe Cutolo, che è la mia Paranzi del cuore, mi sono divertito, mi sto ancora divertendo, dopo... Quell'anno fu pure l'esordio di Saccone, si creò una famiglia, più che altro che... avere un rapporto solo come musica e gigistico. Si creò proprio un stretto legame di amicizie con tutti i ragazzi, diciamo i ragazzi dell'epoca, i volontari, insieme a Peppe, il leader indiscusso dei volontari, che è stato lui, diciamo, anche se un tipo molto, a mio avviso, molto scaltro innanzitutto sulla situazione Giglio. Però alla fine con un cuore grandissimo, una persona che secondo me non la deve andare. Ci ha rinnovato con le musiche nuove, canzoni nuove, marce nuove, girate nuove. È stato un periodo magnifico, ma ci ha dato più di tanti. E per il nome che onoria, forza volontaria leale, volontaria leale, simbe meglio sta città, tra le paranze tu sei la regina, per forza, classe, stile e serietà. Una canzone bellissima, pure una bellissima festa. Se non ricordo male, quell'anno vincemmo il premio al Salvatore, secondo premio al Salvatore. Ricordo bene l'episodio alla mattina. La mattina via San Felice beveva. Io davanti al Giglio, sai, quel fatto che pioveva, la gente. Io leggo molto il labiale. Ne so qualcosa.
vi sai qualcosa, eh? Allora, nel girarmi, qualcuno disse vicino a un'altra persona, dice, ma chi sono i volontari? Certo, ma te facciamo cagazzene. Io lo lessi nella piazza. Facciamo una bella entrata in piazza. E fu pure una bellissima festa. E se fosse stessa quando torna sera, come innamorati e lancia passare. Insieme a te io sempre più felice, se io debba bianca per te capilla bruna, di due creature che mi dà da doccia fanno il suo padone. Dormiva una speranza di dogora, no desiderio che non sapperava, no ciglia bella po' padrone nora, io vista no pianghiera stamma a fa. E insieme a te felice una paranza, sui volontari o meglio il suo paese, Tonino e Salvatore a comandare. Tonino e Salvatore a comandare, Frischezza e Gioventù. E poi 90 Bettolero 90 Cavallero di grande fede. Beh, là è stata fatta solo una festa per il santo, la famiglia Roberto fu dedicato proprio al santo, voleva proprio che noi facevamo una processione dedicata, come infatti fu così, fu una festa da ricordare. Di grande fede per San Paolo. Sì. Come penso tutti i nolani che fanno un giro di fede, poi in particolare devo dire veramente mio padre l'ha fatto solo per quello. È stato l'anno più bello della nostra vita, da tutti i punti di vista, insomma. È un anno pieno, bellissimo. Poi la casualità ha voluto che è un giro di fede perché mio padre nel 88 è stato operato al cuore. Purtroppo l'intervento è andato veramente male, tanto da stare in coma per 4-5 mesi e stare fuori in ola per un anno, tra riabilitazione e cose varie. Insomma, in realtà lui era un uomo morto. E durante il coma ha sognato San Paolino in un giardino e che gli diceva che lo avrebbe salvato. Tant'è che anche attraversarono, andarono proprio al cimitero, sembra una cosa assurda ma realmente lui lo racconta, e le cappelle erano tutte chiuse. E ovviamente mio padre dopo poco si è risvegliato cadendo casualmente dal letto, si è risvegliato e il suo primo pensiero è stato di ringraziare il suo santo che l'aveva salvato e riportato a nulla. Non sei più suoni che sta fantasia, ma sta vicino a chi sia verità. Il 91 resta memorabile la girata via Principessa Margherita, una bellissima festa pure con Loira. Io per la verità il mio prosieguo poche volte da lamentarmi. Ti ho detto, la cosa importante di quell'anno è stato il rapporto che è cambiato da il paranzaro e la paranza.
rapporto ancora più stretto con la musica, ancora più stretto con i cantanti. È nata una sorta di, come si dice, di assieme, di... Un'altra delle belle feste svolte dai volontari. Che ricordo? Sì, una successione di canzoni a piazza prima di Vico Ciocchi, una successione di canzoni di Pino Daniele. Ma non volendo, diciamo, l'inizio di una sequenza che poi ha portato quel genere di musica anche a farci pensare di poterlo realizzare proprio sul Giglio, facendo camminare il Giglio. Bellissima sotto tutti i punti di vista, e lo testimonia anche questo bellissimo premio realizzato dalla famiglia francese che accomunava un po' tutti gli aspetti che coronavano il vostro bellissimo Giglio. È stato un anno veramente quello eccezionale, perché poi ricorreva il decennale, per cui 82-92, decennale di papà con noi, quindi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto una grandissima festa. E io ricordo... Dietro al vicoletto di nuovo, i miei primi 10 anni, il mio decennale, e loro maestri di festa, famiglia Cutolo, ma con la paranza volontari, che nasce nel 1986. Cosa ricordi di... La cosa bellissima che ricordo di quella festa, l'entrata nel vico del Giglio Scogliato.
stata una cosa talmente impressionante che se chiudi gli occhi lo vedo ancora. È stata una cosa bellissima. E oggi si giocano le scommesse sulle partite. Tanto giocavano le scommesse che io non entravo nel bicoletto. Ci sono riuscito, con la buona fede, con la mia voglia di fare, la mia voglia di emergere di fronte agli altri. Dopo 30 anni è stata una grandissima scommessa dove chiunque avrebbe forse scommesso. Posso suggerirmi nemmeno un euro sopra. Perché era veramente ardua, ti trovavi uno scenario gighissimo con Paranze. La Porta, Leone, Inghese, Castagnin, Stella, gente che già emergevano da feste bellissime, già venivano da, c'erano catalogati. Sì, là ci sarebbe tanto da dire su quella festa, momenti belli, momenti emozionanti, anche perché diciamo la famiglia Cutolo ha ricordato la storia del simbolo della loro famiglia, ovvero il boss in senso buono, una persona eccezionale. Sai cosa mi ricordo di quella festa? Un po' di mattina, quando uscimmo da via San Felice, quindi andare in piazza a Bambino. Sera che non ci trovavano, ci andavano a cercare ma non ci trovavano, stiamo dopo un bus. Perché fu l'anno in cui i volontari ti portarono il Giglio sulla postazione del maestro di festa. No, fu pure l'anno dove dicemmo chi sei tu e chi sono io. Eccezionale perché è stata, sai quando succede una cosa che stravolge la normalità? Quello è successo con i volontari, ma in tutto e per tutto, da quando abbiamo iniziato alla prima alzata e abbiamo terminato poi nel portare il Giglio nuovamente fuori a casa del maestro di festa. Questa è stata una dei 18, 89, 90, 91, 92, 93, la vivi con Maurizio Saccone, un grosso personaggio nella festa del Giglio, è un grande sax, un grande, 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 lo posso dire. Te l'ho detto già prima, ci ha dato un impulso maggiore al nostro andare per la nostra strada, ci ha accompagnato moltissimo. Sei solito instaurare dei bellissimi rapporti con le persone con cui collabori. Con lui che rapporto avevi dal punto di vista umano, amichevole?
Eravamo amici. Se non mangiamo una sera assieme era poco. E ci incontravamo quasi tutti i giorni. Parli di Beppe, traspare emozione. Sì. Vuol dire che ti ha lasciato dei ricordi indelebili, al di là del rapporto capoparanza, musicista, momenti anche di tensione durante le esibizioni. Sì, sì. Cosa ricordi di Beppe? Guarda, è di coccio, a testa dura, vecchio stampo, come me, forse è un pochino più grande d'età. E ci sono stati dei momenti, l'ho detto prima, dei momenti di scontro, però dati da, diciamo, dalla sua testardaggine in virtù di situazioni che si dovevano svolgere. Inizi la tua prima esperienza con i volontari. La prima volta che ho indossato la maglia di una Paranza affermata nel 93 con Peppe Cutolo. Come mai proprio quell'anno? Perché forse mi sentivo già pronto per stare in una squadra forte, e quella squadra per me era i volontari. Ma avevi un collegamento? Sì, tramite mio zio. Mezzo Leonardo, che lui diceva: se tu vieni con me ti faccio vincere. Allora da allora veramente ho vinto sempre. Dicevo prima, la festa dei Gigli è diventata molto molto, come devo dire, legata a situazioni economiche, per quello che vedo io. Questa cosa all'epoca, quando è capitata, ha fatto sì da farmi staccare da loro, a malincuore, perché comunque io mi rendevo conto di aver costruito insieme a loro una cosa che sarebbe andata avanti negli anni. In questo caso si vede benissimo quello che è successo. Ovviamente con loro poi sono passati altri musicisti, amici miei che stimo tantissimo. 94 ci sarà, la musica ci sarà. Maurizio Sacconi, mio amico Maurizio, che stava diciamo all'apice, perché era lui la musica emergente, che affermata già, perché stava portando un sound nuovo, delle musiche nuove, e quindi avevano fatto 5-6 anni insieme, ma non ricordo bene, ci stava un bel affiatamento fra di loro. Avevano rotto, si parlava non che avevano rotto i volontari con Maurizio Sacconi. Peppe, non lo so se per intuito, se perché per un vincolo familiare, si giocò questa carta. Avevo valutato anche le tue qualità tecniche e professionali, i grandi precedenti. Sicuramente, quindi mi fece questa proposta di andare con la Paranza dei Volontari. Accettai la proposta e iniziò questo percorso con la Paranza dei Volontari. Ma da farlo, è questo Giglio qua di cui sto parlando, 1994, qua è il Giglio del Sarto, sì, famiglia di Lorenzo. E anche qui c'è una piazza che ha fatto storia, l'attraversamento, sì, della piazza. È entrata all'uscita, vuoi dire? Sai quanti anni l'ho pensato?
poi ti racconto che cosa successe alla Vita Piazza. Scommise su di noi, però immagina un attimo, dentro di sé, quanti volte durante l'anno dicevi io sapevo se ci ho fatto buono o ci ho fatto male. L'anno noi iniziamo a provare, io e i miei amici, dal mese di gennaio, ma con la voglia proprio che contavamo i giorni, la notte prima del sabato, cioè io, Nino Cavallaro, cioè stavamo a telefono, non abbiamo dormito proprio, cioè il sabato per la domenica, che buono, cioè una cosa incredibile. E avevamo quell'anno il fantasma di Maurizio, D'Accordo dietro di noi, che giustamente noi eravamo una musica emergente, lui era un affermato che la Paranza voleva, purtroppo lui se n'era andato perché... E niente, Peppe veniva a seguire le nostre prove e tutti in prova venivano, dicevano mi piace questa canzone, però ti raccomando, la piazza, la fa come l'anno scorso, tu ti hai sentito, ti hai visto il DVD, la videocassetta di Maurizio Sacconi, ma ci ho visto, pensai, dentro di me dice guarda la poco, noi vogliamo tanto emergere, però c'era pure il timore di sbagliare e veniva andata prova. E mi piace questa canzone, ma tu l'hai vista? Ma ci ho visto. Vabbè, comunque, arriva il sabato di comitato. Arriva il sabato di comitato, noi eravamo in sarto, arriviamo in piazza, sul palco Peppe mi chiama, mette la mano coppa, spalla, me lo ricordo come se era ieri, e dice noi domani, tra Simmalla, cioè da vicino alla farmacia Scala, facciamo la diagonale, tagliamo la piazza, usciamo, perché era il primo anno che non ci stava più. Del tabacchino, facciamo un giro, rientriamo. Là, tutte le canzoni con mamma Rizzo, sì, Adina, non ti preoccupare proprio bene, la tengo tutto qua. Dà il comando, alziamo il giro, dà il comando di iniziare a camminare verso la piazza. Logicamente io non feci nemmeno una canzone dell'anno prima di Maurizio Sacconi. Feci tutto il repertorio nuovo, Peppo mi guardava all'inizio così, perché si aspettava l'altra la piazza. Testa. Indovinammo una cadenza, a parte l'euforia che ci stava, io mi ricordo, guarda, faccio la pelle d'oca a ricordare quel momento, indovinammo una cadenza, una simbiosi, musica, Paranza, i cantanti. Fu una cosa rimasta nella storia. E lì il passo, il ritmo lo dava appunto la divisione di Cesarano. Cesarano pure è stata una buona esperienza per noi. Ci ha portato anche lui delle novità, ci ha portato grossi... Un anno
in cui capitano gli anni dove le cose non vanno per il verso giusto, no? Fu un anno bruttissimo, non ti spiego il perché. Che quell'anno scomparve il papà di Filippo Cantaluppo. Tieni presente una festa con a tre giorni di, si porta il Giglio, con quale armonia, con quale gioia si può fare un Giglio. Era stata una festa non brutta, ma nemmeno bella. Mi ricordo una cosa bellissima, ma ce l'ho da dire perché fu una cosa proprio che mi rimane impressa. 1995 o 96, mio fratello Arturo uscì fuori da Nole, non c'era il Gigio Spigliato. Quando ritornò, dovevano alzare il Gigio vestito, lui prese la maglia, non se la mise sul addosso e mi coronò con la maglia di Coronò. Gennaio 96, famiglia Martinez. Sì, mia volontà. Ci va dentro. Beccaio 96, famiglia Martinez, ricordo benissimo il Giglio Spogliato, alzammo dalla postazione, scendemmo giù al corso e tornammo a salire alla spalletta giù alle carceri. L'entrata e l'uscita delle cacce da Spalletta. Quindi, no, che, fu, che fu spettacolare. L'altra gemellaggio in piazza, una cosa storica, non era mai successo negli ultimi anni, perché molto indietro si facevano queste cose. Negli ultimi anni è stato fatto un gemellaggio tra me e la Vanazza di Ravalle in piazza, due gigli che ballano in piazza, è stata una cosa spettacolare.
questi primi 10 anni, 86-96, arriva il Giglio memorabile per i primi dopo i primi 10 anni, Ortolano 97, famiglia Scafuggio. In tanti ricordano quello che è capitato. Invece mi ricordo una cosa bellissima. Che la mattina del Giglio vestito lo andai a posare vicino al portone della procura. Ce ne caiere pazzi. Da quel momento un Giglio Vulosus. Come infatti abbiamo fatto una festa a 40 persone. Coroni come tanti nolani, il sogno di tutti i nolani, quello di poter fare come maestro di festa il Giglio con la paranza del cuore, quindi volontari, e in quell'anno credo che a Nola si crea un sigillo, si mette un sigillo che è la cosiddetta festa dei volontari dei 40, dove al carcere, al Vico Piciocchi. Questa è anche stata un'emozione unica, perché poi già ero onorato a portare la paranza volontari, diciamo che abbiamo fatto il Giglio, abbiamo chiamato la paranza volontari. Ma... Per fortuna balla la Sicilia sta città, e questo giorno ancora io me la voglio scordare. A tuo secondo vera la corra per 40, di volontari non la sto a parlare. Perché nessuno te ne faccia fantasia. Dono, sì, perché è una cosa irripetibile, si può fare anche altre 100 volte, ma come è stata fatta quella secondo me sarà unica. Al mondo, come diciamo nella festa del Giglio, non può venire, diciamo. Al di fuori delle 40 persone. Volevo arrivare proprio. Fu spavor di Dio, cioè io rimasi allibito. Dissi tra me e me, quindi chi si sono pazzi. Sono pazzi a 40 persone, ma ci vuole una coppa. E infatti fecero una cosa bellissima, una cosa che gente dicevano che era impossibile, anche Massa Erasmo Leone, quando siamo fermati vicino al portone delle carci, ha detto è impossibile, no, non dimettere, così vicino a me, mi ricordo che io come fosse a testa. Hai fatto parte dei 40 campioni, il 97, dei volontari, che fu un'emozione straordinaria. Mi ricordo ancora che immagina che Peppe ha scelto a me e altre 39 persone in mezzo a 500 volatori. Ancora oggi quando lo vedo io ci rimango, cioè la guardo, mi sento, non lo so, è possibile che si faccia perché non l'abbiamo fatto. E comunque la cacciata è andata molto bene, io mi sono realizzato in quella cacciata, perché poi quando vai a fare un
una cosa del genere ti danno fiducia, non è che... Poi ci sono stati pure gli altri che hanno tentato di farlo. L'hanno preso, e vengono imparato, a te, e ci hanno preso, e tu solo, e tu posso di cose, e che, tre e non sto di sì, perché mi sono sicuro. Allora, ancora, io non posso non fare, però qua le amo, ci sono, il calcio tutto qua, pure che ci sono. Prima delle carceri ci sarà stato, perché immagino che delle 40 persone... In particolare c'era. Di solito quando mettono il sostegno sotto alle barre, le barre, si mette per una sola cacciata. Noi abbiamo fatto tutto il percorso così. Ma non solo adesso lo stiamo dicendo. Solo adesso lo diciamo. Piazza Olio Biciocco. Dopo il vicolo di Biciocchi, che mi è venuta una cosa, non lo so se potevo dirlo o meno, però io ci ho provato e abbiamo avuto un urlo da stadio quando ho detto al vicolo di Biciocchi: signore e signori, è cambiata la storia. Ora non si dice più Alibaba i 40 ladroni, ma si dice Peppe Cutolo e i 40 campioni. Campioni, il mio urlo, campioni. Abbiamo avuto un applauso, una cosa.97, credo che veramente quella è storia. Tu hai scritto più libro, dice. Sì. Perché comunque guarda, veramente ogni volta che si nomina l'Ortano 97 le emozioni sono davvero tante, perché le prestazioni fatte a 40 persone sono state veramente inimitabili e ancora dopo 20 anni nessuno è riuscito più a riproporre. Poi saliva un l'anno in cui a Nola venne anche modificato il percorso. Ci fu il percorso lungo dal Banco di Napoli, scendere giù. Ricordo la girata che facemmo qui nel Vico, girata molto complicata, e le 40 persone qui che rimune c'erano. Trascinatore, ecco, volevo arrivare, cioè sei riuscito negli anni a trasmettere ai collatori quella passione, quell'amore che avevi dentro, sì. Attraverso l'incitamento, attraverso la battuta umoristica, attraverso il saper ricaricare nel momento opportuno, perché ovviamente un gruppo ha bisogno di stimoli, perché visto che il trasporto è fatto di momenti di forza, momenti di criticità, che ci possono per far riemergere la paranza. Io diciamo che questa anche è stata la mia forza, la mia... Ragazzi, che ancora oggi io non cambierei con nessuno, sinceramente. Io ho avuto il piacere e l'onore di comandare i ragazzi più forti che ci sono nel campo giudizio.
59, Famiglia Esposito, Pipariello, grande poeta affermato, con il quale c'è un rapporto familiare lo stesso, perché fu la persona che scrisse al tuo papà Il Cullatore. Il Cullatore. Fu l'anno dove si fece la festa in due fasi. Una già pignasta maglia bianca va pulla e sta passione a già portava a te, nemmeno una pazza sta senza stanno e appunto io il ricordo che ho maggiore del 1999 è quello con, perché c'era un legame fortissimo con Salvatore Esposito, quindi il giglio a cui sono più legato è il 99. Soltanto noi si va a parlare sin nei campioni, sta città c'è di mano, stanno a capo che questa balanza vincerà, ho sempre visto una matarassà. Candiniera sta sciogliene funa, a Pipariello basta una parola, può fa sto paranzone entusiasma. Chi stanno ma stessa città, nanza sto giglio, può trovare se chiama Peppi o sa papà, perché faccia ne clari e scriva tra, fanno lo stupo a Natarassà. Già fanno a scuola chi si bomberà con Pipariello insieme a Giovanni e con sto presidente, una voce sente Antonio e Mario Frada Cumannà. Ciao Salvatore Pipariello. Stava aspettando a te, amore mio. Calzolaio 2000, l'istituto paritario De Santis. UNICEF. Esatto, con una grande collaborazione benefica con UNICEF. Sì. Di quell'anno siamo stati racchiusi nel discorso dell'UNICEF. Parlami da sto guarda. Ma sta paura, stamma vicino, stamma vicino, senza st'amore non posso campare. Quell'anno ho un ricordo bellissimo, quello là di Enzo Parisi. Era il primo anno che veniva con noi a stare su Gigi. I campi sono di compagna mia, tu sia passione che anche te lo cuore, la voglia bene sia vita mia, e si da perdo non so niente senza te. Parlami da sto guardando, levami sta paura, stamma vicina, senza s'amore non posso cammare. Tenga una passione di pensiero, è l'ombra che accompagna vita mia, e pure stanno, non sa sfuggire, c'è come massa di paranza in sta città. Guardami sotto l'ondata, niente mi fa paura, perché si spalla, perché si spalla, a mano prima trovo trova campo. Tanta fede, sto comitata, ma tutto mondo ci ha da brutta. In quell'anno
2001 è l'unico anno in questi 30 anni in cui i volontari non partecipano alla kermesse giglistica di Nola. Abbiamo partecipato ad altre parti. Barra. Barra. Non voglio fu preso in giro, però sono dischetti che parlano, anzi parla il popolo di Barra. Sa quelli che hanno fatto quello che ricorda ancora la partecipazione dei volontari. L'episodio è bellissimo, lo sai qual è? È quello là che quando Enzo Parisi, vicino Uica, come si chiama il Uica? Uica di Santa Lucia. Fermammi il ciglio e lui da terra si mise a cantare spettacolare. Ma la gente che applaudiva e ballava attorno a quello giro è stata una cosa impressionante. Un altro identico che mi è rimasto sempre impresso di Enzo è quando dopo Barra facemmo una tavola qua a Via Polveriera e lui entrò e ci fece, se non ero, parlerò di spettacolare un'altra canzone, tutto e quello tutto, all'impiti. Ma più di mezz'ora a sbattere. Spettacolare, sono a fusione spalle con la tua, che starà tanti che non fornisce mai.